Fuori Brudetto ha premiato i migliori chef all'Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro. L'edizione 2021 ha coinvolto per 30 giorni fino al 17 ottobre 19 ristoranti locali protagonisti con il piatto della tradizione marinara a un prezzo convenzionato. Obiettivo: valorizzare una ricetta locale, patrimonio della città, e offrire uno slancio alla ristorazione tra i settori più colpiti dalla pandemia. Ed ecco i cuochi più bravi, selezionati dalla giuria composta da giornalisti e gastronomi. Scudo e la spada, il premio è andato a Santin, difensore del brodetto della tradizione fanese. La conversione del brodetto invece, premio speciale alla Tressa per avere conquistato il palato di cultori del cibo di campagna. Equilibrio spericolato e armonia al geniale percorso brodettato di Antonio Scarantino del ristorante Al Mare, e ancora brodetto di razza al brodetto fragrante del ristorante Villa Marina. Poi premio all'eleganza a quello raffinato e nobile del ristorante Lo Scudiero. Infine il premio brodetto extravergine è andato alla delicatezza in cucina del ristorante Porto Verde per l'uso di olio Evo e per il rispetto dell'eccellente materia prima. Però oggi vogliamo premiare anche quei ristoratori che hanno messo un po' di innovazione, hanno lavorato il prodotto magari in modo diverso rispetto agli altri anni. Non a caso siamo qui proprio all'Alberghiero di Pesaro perché siamo in mezzo ai giovani, in mezzo a coloro che in futuro interpreteranno al meglio questa ricetta. Perciò confidiamo chiaramente nei ragazzi che sono qui dell'istituto per aumentare chiaramente, per incrementare la visibilità del piatto, per incrementare il successo che questo piatto ormai da 19 anni ha sulle tavole dei ristoranti non solo fanesi ma ormai di tutta la provincia e anche qualcuno fuori provincia. Siamo già al lavoro, ha aggiunto Fiorelli, per il Brodetto Fest 2022. A ricordare il successo e le novità dell'ultima edizione è stato invece Adolfo Ciuccoli, presidente di Confesercenti Fano. È stato veramente un tripudio, al di là delle 40 manifestazioni di chef stellati che hanno partecipato al Palabrodetto con le loro ricette, con le loro caratteristiche particolari, è stata veramente una bella festa. Un plauso è arrivato dalla ristorazione coinvolta nell'iniziativa, la quale ha portato turisti da tutta Italia in un periodo di bassa stagione, consentendo di lavorare sempre a pranzo e a cena. Il Nord Italia, Lombardia, Piemonte, Veneto e il Centro Italia, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, sono state le regioni di provenienza dei turisti in arrivo per provare o riprovare il brodetto alla fanese. Soddisfatta della collaborazione anche la presidenza dell'Istituto Alberghiero Santa Marta. Per i ragazzi è molto importante che questo evento sia svolto all'interno del nostro istituto, perché il nostro istituto è sempre legato alle manifestazioni del territorio. Alberghiero di Pesaro, noi è da vari anni che collaboriamo con delle associazioni per la valorizzazione anche del pesce povero, quindi del pesce poco conosciuto, e quindi cerchiamo di far conoscere anche dei prodotti poco conosciuti, esaltando il loro carattere nutritivo nella presentazione di piatti elaborati.